Internazionale contro la violenza con le donne. Negli ultimi 5 anni si sono registrati 774 casi di omicidio di donne, una media di circa 150 all'anno. Significa che in Italia ogni 2 giorni circa viene uccisa una donna. Nella maggioranza dei casi la vittima è italiana, solo nel 22% dei casi è straniera. Il 74,5% degli assassini ha nazionalità italiana. Negli ultimi 10 anni il 72% dei femminicidi è avvenuto in famiglia. Sono i partner e gli ex i principali autori della violenza. La manifestazione di quest'anno mette al centro la risposta delle donne nel mondo degli stupri, ai femminicidi quotidiani, alla violenza sessista nei posti di lavoro, alle molestie, alle discriminazioni e agli abusi di potere, allo sfruttamento e alla precarietà delle vite, ai ruoli di vittime o colpevoli che i giornali cuciono sui corpi delle donne e che i social media amplificano al razzismo istituzionale giocato sul corpo delle donne. Dimmelo di nuovo, non stare zitta di fronte alla violenza. Scrivilo bello grande, con lettere di colore viola. Non ci protegge, bisogna svergognarsi di pubblico, bisogna segnalare l'aggressore, bisogna commuoverci fino al midollo per quella donna che è stata rotta, alzare i cartelloni, far uscire le grida. Brava per la tua lotta, amica femminista. Quella volta che l'uomo per cui lavoravo ha chiuso la porta a chiave impedendomi di uscire se non lo baciavo, ho urlato, ho perso il lavoro. Quella volta che al commissariato, dopo l'aggressione, mi chiesero: ma scusi, lei com'era vestita? Quella volta che non ho detto niente perché avevo 11 anni e l'uomo era un parente stretto e continuo a tacere anche a 28. Quella volta che era la seconda molestia, ma in famiglia non ero amata e per paura e vergogna non parlai. Lo faccio ora per la prima volta. Quella volta che sono tornata da una riunione con buoni contatti e il mio capo mi ha detto: ti sei sbottonata la camicetta? Quella volta che per salvarmi dalle botte e dalle minacce mi rivolsi alla polizia e mi dissero di tornare a casa perché i litigi sono normali. Quella volta che mi sono comprata una finta fede nuziale per smettere di ricevere avanzi in ufficio. Avevo 27 anni. Ciao.